Celebriamo e ringraziamo il Signore per il dono dello Spirito che è sceso sui Suoi apostoli, i discepoli, anche su tutti noi. E il Spirito del Signore è piena la terra, già dalla creazione, e continua a muovere tutte le cose, rinnovandole. Abbiamo sentito tanto della Sua presenza, anche quando sentiamo dentro di noi quella voce che sempre ci guida, che ci guida anche ad venire qua nella Chiesa, quella voce che ci guida anche a fare il bene agli altri, a evitare a fare il male. Questo Spirito è stato presente già dall'inizio, perché è lo Spirito del Padre e anche lo Spirito del Figlio. Già dall'inizio, nella Genesi, il capitolo 1, versetto 2, vediamo quello Spirito che soffiava sulla terra, soffiava sulle acque, soffiava durante la creazione. E quello Spirito del Padre che proprio proteggeva tutto quello che il Padre stava facendo insieme con il Figlio, con la parola. Quello Spirito quindi stava già presente, dando vita, uno Spirito vitale già nella prima pagina della Genesi, nell'Antico Testamento, quando anche il Padre ha fatto uomo, proprio creandolo dalla terra, ha soffiato anche lui, così è diventato un essere vivente. Quindi lo Spirito che è stato già presente è quello stesso Spirito che ci accompagna, che sta sempre con noi, anche quando sentiamo che siamo un po' lasciati fuori, lo Spirito ancora sta dentro di noi. E questo stesso Spirito che vediamo ancora, che è presente in Maria, che è presente anche in Elisabetta, lo stesso Spirito che è presente in Zaccaria durante il momento della visitazione, quando c'è questa gioia che si sente del bimbo che sussulta, lo Spirito di Gesù che stava già dentro il grembo di Maria, però questo Spirito con cui Giovanni Battista era anche, si stava per nascere, che un'anziana come Elisabetta e con Zaccaria potevano, a causa dello Spirito, a causa della potenza dello Spirito, far nascere un figlio così grande, Giovanni Battista, e anche nonostante la loro anzianità. Quello ci mostra che lo Spirito fa tante grandi cose in mezzo a noi, più che possiamo immaginare, fa l'impossibile. E questa mostra la vicinanza di Dio in mezzo a noi, che ha mandato il suo Figlio, che però lo Spirito, il Figlio anche che manda lo Spirito Santo. Questo stesso Spirito che è stato presente durante il battesimo, dove abbiamo sentito anche la voce del Padre che dice: questo è mio Figlio, e anche lo Spirito che ancora guardava dall'alto, là un po' intorno per poter vedere che la vita del Padre e del Figlio scenda su tutti noi, quel battesimo che abbiamo anche noi condiviso, che il Padre e il Figlio non era così geloso, non era così, erano tutti generosi per offrirci il meglio di Gesù Cristo, che anche offre ancora di più lo Spirito, questo stesso Spirito che guidava Gesù nei villaggi, nelle città, in tutti i posti, guarendo tutti, scacciando altri spiriti con la potenza di quel grande Spirito che lavorava in Gesù, con lo stesso Spirito che Gesù sulla croce, mentre stava per finire la sua missione, dice: è compiuto, e anche soffre, e respira, e offre ancora il suo Spirito per rinnovarci e per darci una nuova vita, già in quel momento della croce dove aveva sofferto e morto a causa di noi, e così che la sua missione di farci uno con il Padre è compiuta.
E questo è lo spirito che ci guida anche noi, carissimi amici, in questo momento che durante questo passaggio di 50 giorni, che è equivalente a quei 50 giorni quando i giudei celebravano la Pasqua e si sono fermati a Monte Sinai e hanno ricevuto questo spirito che è vita. I comandamenti che sono la parola proprio di Dio che vuole, che ci dà vita, che hanno ricevuto in questo momento in cui anche i discepoli riuniti intorno alla celebrazione di questi 50 giorni dopo la Pasqua ebraica, in quel contesto sono stati in una camera chiusi a causa della paura perché pensavano che hanno finito tutto con Gesù, lo hanno picchiato, l'hanno fatto tutto fino a morire, poverino, tutto a causa dei nostri peccati, ha dovuto passare per questa. Quindi pensavano che adesso toccherà a loro. Quindi chiusi nelle loro paure e dentro, là proprio in mezzo a loro, che a porte chiuse, lo Spirito scende. Proprio a dargli la vita, per dirci che lo Spirito può passare di per tutto, per entrare anche in noi, per entrare nel nostro cammino, per entrare nei nostri cuori, per risanarci, per guarirci, per muovere tutto quello che sta dentro di noi verso il bene, come è proprio entrato in quella camera chiusa. E quando Gesù è entrato, pace a voi, e lo Spirito ci dona la pace. Siamo persone di pace dello Spirito quando doniamo agli altri quello Spirito che Gesù stesso ha ricevuto e ha passato a noi. Quella pace è come un augurio, vi auguro una pace, che abbiate una pace, però anche guardando un po' questa frase proprio, anche Gesù sta dicendo direttamente che pace è con voi, anche se quella è, non è la pace con voi. Quindi già la sua presenza mostra pace e vuole che noi viviamo con la pace e con quella pace possiamo conquistare tutto il mondo, possiamo vivere la vita con serenità e cerchiamo di non perdere questa pace. Gesù in quel contesto mentre dice pace a voi, dice come il Padre mi ha mandato, anche io vi mando. E per dirci che come il Padre mi ha mandato con la missione di portare la buona notizia, anche io vi mando con la stessa missione. Quella missione che Dio ci manda è proprio la sua stessa missione per dare la vita agli altri, per sanare tutti, per guarire tutti che hanno varie forme di malattia. E lo facciamo perché lo Spirito continua ad agire in noi, è lo Spirito che Gesù ha soffiato in noi. E una volta detto queste parole, mandandoci per la missione, è la nostra missione ogni momento, ogni giorno, dice ancora di più, pace a voi, pace a voi. Il dono dello Spirito che abbiamo ricevuto anche noi, questo non è uno spirito di timidezza, ma uno spirito di coraggio che ci fa confrontare ogni situazione come viene e quanto viene, non a causa delle nostre forze umane che sono deboli e finite, ma a causa dello Spirito che sta proprio dentro di noi, che ci muove come fuoco che brucia i mali e che, come fuoco che ci riscalda il nostro cuore, mettendo il cuore da tutta la nostra vita a fuoco, facendo il bene a tutte le persone. Quello spirito come vento che soffia gentilmente, che ci chiede anche noi ad essere vento. Chiediamo per i doni dello Spirito Santo e apriamo il nostro cuore in questa Eucaristia, perché la buona cosa per proprio celebrare il Pentecoste è riconoscere e aprire il nostro cuore e riconoscere i doni dello Spirito Santo che sta dentro di noi, i doni della sapienza, della intelligenza, i doni e anche i doni della gioia, della serenità, della pace, dell'amore, di tutte le cose belle che il Signore ci offre, che non possiamo neanche finire a raccontare, quelle cose belle e quello che siamo invitati anche noi a condividere con gli altri. Allora, chiediamo al Signore perché ci aiuti ad ascoltare la voce dello Spirito che sta dentro di noi e anche a conoscere anche i doni che abbiamo ricevuto e a condividere questi doni, moltiplicandoli, questi doni della buona notizia, moltiplicandoli a tutte le persone che incontriamo sulla nostra strada.
Che tutte le persone che venivano da tutto il mondo potevano capire. E così anche noi, carissimi, siamo qua per dire che abbiamo ricevuto questo spirito, il battesimo, la confermazione, come il dono dello Spirito Santo è sceso su di noi. Quello spirito adesso ci aiuta a parlare una lingua dell'amore. E questa è la lingua che capiscono tutte le persone e che quello stesso spirito ci unisce, che anche nonostante il fatto che siamo tutti diversi, che è normale, siamo tutti differenti, è normale, siamo tutti unici, è normale, non dobbiamo avere paura del nostro essere diversi, differenti e unici. Ciascuno di noi ha lo spirito che contribuisce alla bellezza di tutto quello che intorno. Fa qualcosa che nessun altro può fare, e quella è la sua missione, di accorgersi dei doni che sta dentro di noi. Preghiamo ancora perché lo Spirito ci aiuta a rompere le nostre paure, a farci uscire da noi stessi per condividere questa buona notizia, come ha proprio entrato e ha fatto uscire gli apostoli, perché anche noi possiamo continuare ad essere portatori della buona notizia. E una delle buone notizie che vediamo è quella della riconciliazione, del perdono. Il Signore ci dà il potere agli apostoli, una volta che gli dà questo potere di schiacciare, di perdonare i peccati, questo potere è condiviso di ciascuno di noi, condividiamo anche nel sacerdozio comune, che noi iniziamo già là a casa, nelle comunità, siamo persone che abbiamo la potenza di perdonare gli altri, di riconciliarsi con gli altri, di riunire tutti quelli che sono dispersi. Noi, andando con la vita, vediamo che la vita è bella, però purtroppo ci sono momenti che si schiacciano in pezzi. Anche noi siamo invitati, con il dono dello Spirito, di vedere come unire questi pezzettini, con l'aiuto dello Spirito, come aiutarci a vicenda di unire questi, di cucire questi pezzettini, per essere tutto uno, per condividere le gioie, ma anche nelle sofferenze, per avere il cuore che non si stanca a perdonare gli altri, non si stanca ad amare senza misurare. Il Signore ancora benedica, carissimi amici, qua da Gerusalemme, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.